Lo stato di agitazione proclamato dal personale del pronto soccorso non ha prodotto i frutti sperati ed allora i responsabili del reparto hanno organizzato una conferenza stampa per illustrare agli organi di informazione le problematiche che attanagliano non solo il pronto soccorso, ma anche gli altri reparti dell'ospedale di Isernia. La patologia che soffre il veneziale, prima di tutto, è sempre la stessa cosa, carenza di personale, carenza di personale. In tutti i reparti, in particolar modo in alcuni reparti, in particolar modo nel pronto soccorso, che è quello che diciamo è messo peggio di tutti quanti gli altri. Lo diciamo prima, 14-15 persone in pianta organica previste, siamo rimasti 4 persone strutturate e dovremmo coprire, oltre al pronto soccorso di Isernia, anche quello di Agnone. Quindi si può immaginare come dobbiamo fare i salti mortali, ricorrere a attività aggiuntive, ricorrere a persone di altri reparti. Ogni settimana è una lotta per riuscire a compilare il turno, ci riusciamo con difficoltà, con una qualità chiaramente del servizio che diminuisce, sia perché impieghiamo persone non abituate all'urgenza e all'emergenza, sia perché la stanchezza poi si fa sentire. Per Lucio Pastore, direttore del reparto di pronto soccorso, la soluzione è banale ed efficace, talmente banale da non essere stata presa neppure in considerazione dai vertici aziendali. Allora, la proposta viene essenzialmente dal forum in difesa della sanità pubblica di qualità. Noi abbiamo raccolto delle firme, visto che la proposta di far venire qui Emergency, almeno per cercare di tamponare una situazione di emergenza, non è stata accolta da alcuna forza politica locale. Allora abbiamo raccolto queste firme e le abbiamo mandate a Draghi. Noi che cosa chiediamo? Chiediamo che, come è successo in Calabria, anche qui da noi possa venire per un periodo Emergency ad aiutarci ad evitare questo stato di crisi per mancanza di personale e almeno superare, sperando che si possa determinare una situazione migliore, questa fase in cui stiamo vicino al collasso di sistema. Ora, se il collasso di sistema lo si va cercando, ormai siamo arrivati alla fine, ma non è un fatto casuale, è una volontà politica per cui bisogna collassare. Se invece si vuole dare una risposta, noi abbiamo offerto una possibilità concreta che ha avuto anche un riscontro in un'altra regione e non si capisce perché nessuno vuole cercare questa strada e possibilmente trovare in questo modo una soluzione temporanea al problema. Giovanni Pulella, responsabile regionale della NAO Assomed, chiede ai vertici politici ed aziendali di fare un passo indietro per l'incapacità, a suo avviso, dimostrata nella risoluzione dei problemi. I problemi della sanità che sono in questa regione sono da imputare esclusivamente giunta regionale, presidente di giunta regionale e commissari. Hanno fallito nel loro compito istituzionale di programmare il mondo del lavoro in sanità, dissipando risorse economiche e togliendo le risorse umane. Anziché dare 2 milioni in periodo di pre-campagna elettorale amministrativa alle parrocchie, 2 milioni si possono fare le borse di studio con convenzioni nelle branche carenti di medicina di emergenza urgenza, pediatria. La pediatria è stata sfasciata volutamente. Basta vedere negli ultimi 20 anni i nomi dei pediatri che sono andati via o che non sono stati, come dire, immessi con concorsi seri e con programmazione seria. Hanno sfasciato la pediatria. Quindi anestesia e rianimazione la stessa cosa, ortopedia. Allora, ma il cittadino molisano si rende conto di che cosa hanno fatto in questa regione? E quando ci sono campagne elettorali, i verbi più adoperati sono verbi al futuro e al condizionale. Qua vogliamo la soluzione dei problemi immediati e adesso.